Si è insediato un nuovo questore, Giuseppe Garramone. Intanto Massimo D'Ambrosio scende in campo per le elezioni provinciali e sceglie Fratelli d'Italia. Situazione della sicurezza a Trento non è così grave. Niente di nuovo in casa centrosinistra, il PD propone il nome di Tonini, ma tutti aspettavano dal DOS, che però non si presenta alle prime trattative. Ultimo tentativo per ricucire affidato a Paolo Ghezzi, ma i tempi sono brevi. Due persone morte per legionella all'incontro tra Alberto Perli, sindaco di Andalo, e l'azienda sanitaria. Proseguono le indagini dei carabinieri e vengono chieste ulteriori verifiche all'acquedotto. Tragedia a Borgo, 50enne trovato senza vita in casa, accanto al corpo alcune tracce di eroina. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire le ultime ore e individuare chi ha venduto la dose letale. Traffico intenso in A22, diversi incidenti nella mattina, scontro in galleria tra Chiuso e Bolzano Nord, 14 feriti, nel pomeriggio maxi tamponamento anche tra Rovereto Nord e Rovereto Sud.